Sembra che il tempo si sia fermato, però un ciak si gira e riprendono le riprese con Luca Lucini, grande regista, Pier Galevanoni, una coppia ormai collaudata qui all'Accademia dello Sport. Abbiamo vinto qui, appunto, quello... abbiamo vinto qui. Luca Lucini, se ti dico io e mio fratello, non è Pier Galevanoni, cos'è? È il film che ho girato l'estate scorsa in Calabria, una commedia molto divertente, molto romantica, con un bel cast, con Teresa Mannino, Cristiano Caccamo, Greta Ferro e Denis Tantucci, oltre a Lunetta Savino che fa un personaggio eccezionale, che dovrebbe uscire credo in autunno e di cui sono molto contento. Poi c'è un altro che è già pronto. Poi quello che considero il mio primo film è un film a cui ho collaborato anche alla sceneggiatura, abbiamo girato a Treviso, ambientato a fine degli anni 70 con anche lì un cast eccezionale, Andrea Pennacchi, Maya Sansa, Neri Marco Re e tre ragazzini eccezionali, oltre anche Giuseppe Zeno che fa questo proprietario di cinema che deve trasformarsi in cinema luci rosse creando scompiglio nel quartiere, molto divertente anche quello. E adesso sto per iniziare una commedia a Napoli, una commedia romantica che inizieremo alle riprese il 9 giugno. Direi che il tempo si è fermato, ma siete sempre uguali. A tennis come va, Pier Galevanoni? Gioco col più forte, il segreto del doppio, scegliere il compagno forte. Eccolo qua. Quindi una prima ripresa per questo evento, come la vedresti? Beh, una nuova location, fra l'altro arrivare a quest'ora col tramonto, i campi che sembrano nuovi di Pac, è molto affascinante, quindi possiamo fare con un drone che scendiamo, arriviamo fino al campo dove giochiamo noi.